sono dei copia e incolla che mi permettono di andare a proseguire a completare quella che è la configurazione dell'impianto stesso. Ecco, detto questo, quali sono, diciamo, il numero di rack che è possibile andare a gestire? Allora, sono 10 rack per questo livello, diciamo così, questo secondo livello a valle del centro stella, per ogni collegamento in fibra ottica, e poi invece per il terzo livello, quindi quello che stavamo vedendo in questo punto, sono invece 5 rack. Anche in questo caso è possibile fare un copia e incolla, quindi tasto destro, faccio un bel copia e poi faccio un incolla, ed è possibile continuare con questa configurazione. Ecco, poi come c'è scritto anche nella slide precedente, relativamente alla parte di recap delle varie funzionalità del nostro software, non è possibile fare il disegno della prima fibra ottica, ma nel software ne gestiamo due, in questo caso me ne ha creata un'altra qua sotto, dove è possibile andare a creare una configurazione. Tra l'altro, anche se in questo caso, se l'impianto è, non dico magari identico, ma molto simile, è ancora possibile fare un bel copia incolla, questo destro, e poi andiamo ad aggiungere la configurazione anche sull'altra parte, diciamo, di fibra ottica. Ovviamente dal centro stella non siamo obbligati ad uscire solamente con la fibra ottica, è possibile fare un mix dove abbiamo un po' di fibra e anche, clicchiamo qua sul rame, è possibile avere anche una configurazione infine con la parte del rame. Con il rame che parte da 100 stella posso creare una configurazione dove ho sia una parte di sotto rack, quindi una configurazione un po' mista, dove ho distribuzione con questo rack, e anche qua mettiamoci il rame e sotto il rame le postazioni di lavoro, ma anche andare semplicemente a gestire la parte delle postazioni di lavoro che possono anche essere connesse a quello che è il centro stella del nostro edificio. Quindi queste qua sono un po' le varie funzionalità per quello che riguarda la parte di disegno del nostro software. Ovviamente i vari oggetti è possibile spostarli, cancellarli, come funzionano tutte le altre caratteristiche del software, quindi ad esempio questa utenza generica non mi serve più, la posso cancellare tramite tasto destro e clicco su elimina, viene per questa qua a fianco, quindi è possibile eliminare tutti questi vari oggetti. Se magari ho sbagliato l'ordine, diciamo così, dei vari piani, ho messo il terzo piano prima del secondo, qualcosa del genere, posso sempre cliccare con il tasto destro sull'oggetto e dico sposta a sinistra, e il software mi sposta a sinistra non solo il rack, ma anche tutta la parte di architettura che mi viene a valle del singolo rack. Quindi è possibile fare tutte queste operazioni qua di copia e incolla, sposta, elimina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono, appunto, per chi utilizza già solo sulla parte di distribuzione elettrica, sono estremamente, estremamente molto, molto, molto simili. Allora, arriviamo invece ora alla parte di configurazione, un po' di definizione dei singoli oggetti, o meglio, cioè essenzialmente, va bene, il software mi permette di disegnare un po' quella che è l'architettura della rete di comunicazione elettronica all'interno del mio edificio, però essenzialmente io che cosa posso fare, o meglio, che cosa fa il software per aiutarmi nel mio lavoro, oltre a fare questo simpatico disegnino. C'è tutta la parte ovviamente di configurazione dei vari prodotti, di scelta dei vari prodotti e di dimensionamento e accessoriamento dei singoli rack. Vediamo un po' come funziona questa parte. Allora, avete sicuramente visto che nella parte qua a sinistra dell'interfaccia ci sono già alcune opzioni che sono relativamente all'accessoriamento del rack. A queste, se aspettate qualche minuto, ci arriverei alla fine, quando stiamo parlando della parte di dimensionamento e calcolo del rack stesso. E poi vediamo un attimino come funzionano queste opzioni e che interazione queste hanno all'interno dell'utilizzo del software.
Andiamo invece ora a vedere quella che è la definizione del singolo oggetto. Quindi cliccando su questa parte, che è la parte di, in questo momento, della postazione di lavoro completa. Allora, una postazione di lavoro completa, essenzialmente, che tipologia di oggetto è? Allora, innanzitutto c'è la parte di descrizione, che è la stessa che abbiamo in tutte le altre parti del software, quindi abbiamo i soliti tre campi per la parte di descrizione. In questo caso abbiamo dato alcune descrizioni generali, come esempio ambiente, postazione, descrizione libera, semplicemente indicativi. Ci potete scrivere ovviamente quello che volete, ad esempio io qua ci scrivo uffici e sottoscrivo con molta fantasia alla est o alla ovest, e qua magari ci possiamo mettere, che ne so, postazioni 1, 10 o qualcosa del genere, non insomma, ci possiamo mettere un po' quello che ci interessa. E veniamo un po' ora a quella che è la definizione della parte della postazione di lavoro completa. La postazione di lavoro completa essenzialmente è quell'oggetto che mi permette di andare a scegliere il supporto per le prese e le prese stesse. Allora, i dati principali per definire questi oggetti sono la distanza media. Quindi per distanza media è un dato puramente indicativo della distanza che ci porta dal rack alle varie postazioni. Per cosa lo utilizziamo? Per il calcolo della lunghezza del rame. Quindi se abbiamo, ad esempio in questo caso io ho 10 postazioni e sappiamo che dovrò avere circa 300 metri di rame, in questo caso il dato da definire sarà 30 metri e 10 postazioni. Vedete qua che il software già fa questo primo calcolo sul fatto che abbiamo 10 cavi per 10 postazioni e la lunghezza totale sono appunto 300 metri, quindi 30 metri di distanza media e il numero di postazioni. Quindi questo campo va definito un po' con questa idea, cioè ci serve per calcolare quanto rame dobbiamo andare a ordinare per andare appunto a collegarci alle varie postazioni. Poi un'altra cosa che abbiamo anche notato che tanti utenti facevano quando eravamo in una fase di test di queste prime funzionalità con alcuni clienti, praticamente l'oggetto della postazione di lavoro completa non vuol dire che se io ho 10 postazioni non devo fare così, quindi aggiungo 10 postazioni. Questa è una postazione fisica, questa è una postazione fisica, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo potete fare se volete, ovviamente, il software non lo vieta. Per semplificarvi la vita vi consiglio invece di lavorare nella modalità che sto facendo io adesso. Quindi aggiungiamo il singolo oggetto, definiamo il numero di postazioni. Se poi c'è un'altra serie di postazioni, ad esempio la Ovest, che ha 20 postazioni, che ha distanza media 80 metri, allora in questo caso sì, fate bene effettivamente a creare un nuovo oggetto di postazione di lavoro completa. Anzi, facciamo magari anche un bel copia e incolla, così mi ritrovo già anche le definizioni delle postazioni. Quindi questa qua è alla Ovest, magari mettiamo, sono 20 postazioni, quindi mettiamo postazioni 1-20, numero di postazioni sono 20 e ci ritroviamo un po' la configurazione che può essere interessante. Oppure in questo caso sono 900 metri, sono 30 postazioni, faccio una media complessiva, diciamo così, di tutte le varie lunghezze. Sta un po' appunto a voi decidere un po' come utilizzare meglio questo oggetto qua. Poi l'altra voce che mi permette ancora di definire quante postazioni abbiamo all'interno del nostro ambiente e quindi quanti cavi dobbiamo andare a aggiungere per poter collegarci le varie postazioni è il numero di prese per postazione. Quindi in questo caso vediamo che abbiamo 10 prese perché abbiamo 10 postazioni. Se metto 2 prese per postazione diventano 20 prese con questi 30 metri di lunghezza media. Per la parte invece di ala ovest abbiamo ancora le 20 postazioni, mettiamo 3 prese per postazione, in questo caso sono 60 prese, qua avevamo detto anche magari di mettere una lunghezza leggermente diversa. Insomma, il software via via che, qua ci richiamiamo anche un po' al discorso dei calcoli in tempo reale,
via via che vado a compilare i vari dati, il software mi aggiorna sempre la quantità del cavo che io devo andare a collegare. In questo caso sono quasi 5 km di cavo, sono 80 cavi, perché ho queste postazioni qua con queste lunghezze, con questo numero di prese che devo andare a collegare. Quindi questo calcolo viene sempre fatto in tempo reale. E, tra l'altro, magari qualcuno di voi venendo aveva anche notato che in tempo reale andiamo anche a dimensionare il rack, ma adesso ci arriviamo, via via che risaliamo un po' nella catena dei vari oggetti. Poi, sempre per la postazione di lavoro completa, che altre cose posso aggiungere? Posso andare, se mi interessa, a configurare la parte del supporto autoportante. Nel software ne esistiamo due, di colore bianco e colore nero, questa scatola 503, e poi mettiamo anche il vero proprio connettore, che è la presa RJ45. La categoria della presa non la potete scegliere, perché viene definita ovviamente in funzione della categoria del cavo in rame, del cavo in rame. E adesso ci arriviamo anche a come definire la categoria del cavo in rame. C'è un'ultima voce, che è la parte includi delle patch cord, quindi se mi interessa posso includere anche le patch cord. Poi tutte queste opzioni qua sono importanti, perché saranno anche poi incluse all'interno delle voci di computo, quindi ci sarà la parte di quantità di descrizione di codice di questi oggetti, poi saranno anche esportati in Xtim per la parte di quotazione. Quindi se vogliamo anche includere la parte di patch cord per avere la loro quotazione, io la lascio incluse e poi posso decidere un po' quali patch cord voglio avere tra questi codici che sono disponibili. Se non mi interessano, vado semplicemente a scegliere no, e il software semplicemente mi esclude le patch cord da questa configurazione con questa postazione di lavoro completa. Ecco, poi via via che sto utilizzando il software, magari avete anche notato che ci sono alcune icone un po' particolari, ovviamente per chi non le conosce bene, le spieghiamo subito. Allora, praticamente il software utilizza la macchettina per indicare quei dati che sono stati impostati a mano dall'utente. Il pallino sta a rappresentare invece i dati che sono proposti di default dal software e che l'utente può andare a personalizzare. Esiste poi un'ulteriore icona, la vedremo più avanti all'interno del REC, che è l'icona della calcolatrice, che mi permette di capire invece quali dati sono invece stati calcolati dal software in funzione dei dati che sono stati inseriti dall'utente. Un'altra icona che vedete è l'icona della I, che c'è qua a fianco. Questa I cosa rappresenta? Praticamente è un link che noi mettiamo per tutti gli oggetti che hanno un codice alla pagina del nostro sito web, che permette di visualizzarli. Ad esempio, la presa RJ45 S1 categoria, che cos'è? Clicco su questa I e il software in automatico scusate, mi andrà a aprire la pagina dal sito web di General Electric, dove sarà possibile, qua spero che stia caricando anche la pagina, a vedere esattamente che cos'è questo oggetto qua, direttamente dalla pagina appunto del nostro sito web. Quindi c'è il discorso di questo codice, che cos'è, eccetera, eccetera. Questo vale ovviamente per tutti i vari oggetti che ci sono all'interno del software. Ecco, questa non è l'unica tipologia di aiuto che vi diamo, nel senso che se ad esempio non sapete come andare a compilare la distanza media, esiste anche la funzionalità di help contestuale. Anche questa qua è una funzionalità che è presente da anni all'interno del software, è sempre stata una cosa che ci dicono essere sempre stata molto 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 apprezzata, e spero che sia apprezzata anche per la parte del cablaggio, perché è stata scritta proprio cercando di fornire una serie di indicazioni pratiche per potervi dare una mano a utilizzare il software stesso. Come funziona l'help contestuale? Praticamente si va su questa iconcina del punto di domanda e poi vado su una di queste voci, ad esempio distanza media. Clicchiamo sulla parte di distanza media e anche qua il software mi andrà a aprire essenzialmente una pagina dove c'è una spiegazione, dove andiamo un po' a descrivere ad esempio cos'è la distanza media. Il parametro per la postazione di lavoro completa dell'utenza generica, la distanza media viene considerata come distanza tra ogni presa dal manio rack, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono un po' una serie di indicazioni pratiche, diciamo così, per andare a
utilizzare il software stesso. Vi spieghiamo un attimino quali sono vari dati e come secondo noi andrebbero compilati, o meglio, come noi abbiamo pensato il software, come abbiamo organizzato, per dire meglio, il funzionamento del software in funzione di questi vari dati. Quindi utilizzate il contestuale perché è veramente, veramente utile. Poi magari daremo anche un'occhiata su qualche altra voce di help contestuale relativamente alla parte invece di configurazione dei prodotti, magari sulla parte dei reg. Ecco, poi abbiamo visto solamente la parte, diciamo così, della postazione di lavoro completa. Diamo un'occhiata rapidamente all'utenza generica senza presa, che può rappresentare ad esempio quel cavo che mi va ad alimentare. Io vengo proprio dal mondo della distribuzione elettrica, quindi viene sempre questa definizione, che va a collegare invece ad esempio una webcam IP o altre tipologie di utenze che appunto sono collegate direttamente, quindi non ci arrivo tramite presa. In questo caso questo oggetto è semplicemente una calcolatrice di quanti cavi e della loro lunghezza io devo andare ad aggiungere. Quindi ad esempio prima avevamo 80 cavi per quei 4,80 km, se ci devo aggiungere, che ne so, altri 20 cavi, giusto per arrivare alla cifra rotonda dei 100, con una lunghezza media che magari è di 60 metri, appunto, per arrivare a quella lunghezza totale 6 km, giusto per avere un po' i numeri un attimino un po' più tondi. Quindi servono esattamente, esclusivamente a aiutarvi nella fase di calcolo, diciamo così, di quanti cavi sono presenti all'interno del vostro impianto, e nel dettaglio capire soprattutto quanti cavi sono via via collegati ai vari rack. Questo sarà molto importante perché appena arriveremo alla parte di calcolo e di assessoramento dei rack, proprio vi vedrete che effetto ha il numero dei cavi nel discorso, diciamo così, di dimensionamento del rack stesso. Allora, vista la parte delle utenze, io passerei ora invece alla definizione dei collegamenti, quindi vediamo un po' il rame e la fibra ottica. Allora, per la tipologia del rame, i criteri di scelta sono estremamente semplici. Vado a definire categorie di impianto 6, 6A, 5E. Di default abbiamo messo la 6 perché sembra quella un attimino un po' più utilizzata. È possibile anche andare a scegliere un po' che classe CPR volete tra la ECA e la CCA, anche questo qua dipende un po' un attimino dalla tipologia di edificio, da un po' dalle caratteristiche di installazione, quindi cavo ECA per installazione singola, cavo CCA invece per l'installazione in fascio o strato, se l'impianto è schermato o meno e la tipologia del tipo di cavo. Tutte queste caratteristiche qua poi andranno poi anche a impattare effettivamente che tipo di prese e che tipo poi di patch cord dovranno installare all'interno del rack. Ad esempio, abbiamo visto che nella postazione di lavoro ci sono queste prese categoria 6. Se vado a cambiare il rame da categoria 6 a categoria 6A e poi torno sulle postazioni di lavoro, vedete che è cambiata anche la presa RJ45. Quindi andiamo un po' a vedere qual è il nuovo codice aggiornato. Quindi questo qua è il vecchio codice di questa presa categoria 6, e quello che invece andremo a vedere adesso è la nuova presa per la categoria 6A. Quindi vedete che c'è questo discorso che ha questo impatto. Ah, scusate. Dovrei mettere il telefono in silenzioso. È il bello della diretta, si diceva una volta. Allora, quindi il cavo in rame funziona in questo modo. Quindi andando a definire tutti questi singoli dettagli, il software cambia proprio come vengono poi configurati tutti i vari oggetti all'interno del mio impianto. L'altro oggetto che è possibile vedere, ovviamente, è la parte di fibra ottica. Ha una serie, diciamo così, ulteriore di dati stessi, nel senso che prima di tutto c'è il discorso della tipologia di posa, se è misto interno esterno oppure solamente per esterno, la tipologia di fibra ottica, che mi rappresenta anche un po' il diametro delle varie fibre ottiche. Abbiamo nel software sia la parte di
fibre ottiche multimodali che la parte di fibre ottiche monomodali. Il default è la fibra UM3, ovviamente anche in questo caso lo potete cambiare se lo volete. Anche in questo caso c'è il discorso della classe CPR e CCA in funzione un po' delle disponibilità per le diverse tipologie di fibre ottiche. Poi c'è questa ulteriore parte qua che è la parte di applicazione lunghezza d'onda. Ecco, queste parti qua servono per determinare qual è la lunghezza massima che è possibile gestire con la fibra ottica e anche con il rame, e adesso ci arriviamo, all'interno del mio impianto, nel senso che diverse fibre ottiche possono arrivare fino a diverse lunghezze, quindi alcune possono arrivare fino a qualche centinaio di metri, altre invece mi fanno decine di chilometri. Questo è gestito appunto tramite questi dettagli qua dell'applicazione della lunghezza d'onda, e dovrebbe essere spiegato tutto all'interno dell'help contestuale di questi singoli oggetti qua. Vediamo un esempio molto rapido. Ad esempio, prima Fabio vi aveva detto che per il rame tipicamente la lunghezza massima per il collegamento sono 90 metri, e infatti se vado sulle postazioni che sono sempre collegate al cavo in rame e metto ad esempio 100 metri, vedete che il software non me lo lascia neanche inserire, mi segna il pannello in rosso e proprio non mi lascia neanche definire questo dato, quindi si limita proprio a 90 metri come lunghezza massima. Per la fibra ottica invece non ci sarà il limite gestito in questo modo, ma invece tipicamente si andrà a definire quella che è un po' la distanza tra il centro stella e i vari sottorack, e semplicemente mi aggiungerà qua sotto una segnalazione, poi magari vedo se mi ricordo anche una delle lunghezze massime per questi oggetti. Una segnalazione in funzione poi della tipologia, diciamo così, dei vari appunto del tipo di cavo in fibra ottica e della distanza che devo andare a gestire. Ma questo poi lo vediamo quando arriveremo alla parte di definizione dei vari rack, che è un attimino una parte un po' più evoluta del software, quella che permette di fare un discorso di vari calcoli all'interno del software. Poi altre caratteristiche che è possibile andare a definire per la fibra ottica, ovviamente il numero di connessioni, quindi il numero di cavi che abbiamo al nostro interno. Anche qua dipende molto ovviamente dalla tipologia delle varie connessioni che devono andare a definire, però essenzialmente abbiamo il discorso con 6 connessioni, 12 connessioni. Tra l'altro, se passo da 6 a 12 vedrete che mi cambia anche questa descrizione. In questo caso vedete che abbiamo questa descrizione che è 3x12 fibre, e tanto questa qua era anche una domanda che era arrivata in chat, che ho visto brevemente. Che cosa vuol dire il discorso 3x12 fibre? Vuol dire che in questo momento sto collegando il REC 1.1, l'1.2 e il REC 1.3. tra l'altro posso anche rimpicciolire lo schema se voglio vedere solamente una, diciamo così, configurazione più da schema blocchi. Quindi abbiamo 3 fibre da 12 connessioni che mi vanno a 3 diversi rack. Se vado ad aggiungere un nuovo rack diventano 4 fibre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, abbiamo capito un po' qual è il discorso in questo caso. E poi per il collegamento c'è tutta la parte, anche qua, che Fabio prima vi stava un attimino spiegando, sulle tipologie delle varie connessioni che è possibile gestire all'interno del software. Nel software ne gestiamo 2, che è la parte giunzione a fusione o connessione diretta. Per giunzione a fusione il software poi mi permette di scegliere la tipologia del connettore, e in funzione poi del connettore il software mi propone delle pigtail già, diciamo così, accessoriate appunto al rack a cui devo andare a fare queste connessioni. Ovviamente questo cambia se invece della giunzione a fusione utilizzo la parte di connessione diretta, nel senso che in questo caso il software mi va a proporre un connettore prelappato, e questo mi cambia proprio anche la configurazione della tipologia di connessione che è possibile appunto avere dalla fibra ottica ai vari rack. Qua torniamo un po' invece con i vari dati di default. Ecco, poi un'altra cosa che abbiamo detto prima quando siamo partiti con il recap delle funzioni, sia per la fibra che per il cavo in rame, e adesso magari lo vedremo sicuramente più chiaramente,
è possibile avere un solo tipo all'interno dell'installazione. Quindi, ad esempio, se cambio la fibra ottica da tipo M3 metto a tipo OM2, il software me la cambia in entrambi i vari oggetti, e io adesso torno su OM3, il software appunto rimette semplicemente questo singolo tipo di fibra ottica sulla parte dei vari oggetti. Stesso discorso vale invece per la parte del cavo in rame. Ad esempio, qua per il cavo in rame abbiamo questi diversi collegamenti. Anche qua, se il cavo diventa un cavo 6A, questo è il cavo, diciamo così, che abbiamo impostato prima con questo esempio sulla parte, diciamo così, delle prese, dei vari connettori. Se invece lo rimposto come 6, il software me lo rimposta all'interno di tutta la mia rete. Quindi abbiamo solo un tipo di fibra e solo un tipo di rame. Poi, prima di passare alla definizione dei REC, un altro discorso su quali collegamenti è possibile collegare. Allora, dal centro stella abbiamo visto, possiamo avere due livelli di fibra ottica e un cavo, un collegamento in rame. Nei sottorec invece dobbiamo avere una scelta, nel senso che o abbiamo il collegamento in rame, vedete che non posso più aggiungere nulla dalle icone, e qua vado sull'altro sottorec. Scusate, qua siamo sulla parte di rete in rame, quindi dalla parte in rame posso derivare solamente la parte in rame. Dalla parte in fibra ottica invece, qua andiamo un po' a chiudere questo secondo sottorec, mettiamo un altro rec, quindi partendo dalla fibra ottica posso avere un secondo livello in fibra ottica, e in questo caso appunto rimane solo fibra ottica, oppure fare un livello in rame. Qua fatemi cancellare un po' di oggetti, così anche graficamente risulta per voi abbastanza semplice riuscire a vedere un po' attimino quali sono le configurazioni che è possibile gestire. Poi, a valle appunto del REC, sia per il rame che per la fibra ottica, posso aggiungere il cosiddetto terzo livello, come dicevo già prima. Nel terzo livello posso avere solamente la parte in rame, che poi va collegata alle varie postazioni. Quindi questi qua sono un po' le tipologie di impianti che il software mi può andare a gestire. Che mi crea poi una serie di configurazioni abbastanza diversificate, nel senso che abbiamo una situazione dove abbiamo appunto il REC con ingresso in fibra ottica e l'uscita in fibra ottica, il REC con ingresso in fibra ottica e l'uscita in rame. Come ho detto prima, i sottorec hanno una sola tipologia di ingresso e una sola tipologia di uscita. E infine ci sarà anche il REC con l'ingresso in rame e l'uscita in rame. L'unico REC che mi permette di avere una definizione, diciamo così, mista tra fibra e rame è semplicemente il centro stella, che gestisce tra l'altro solamente l'uscita, ovviamente. Il centro stella non ha la parte di ingresso. Detto questo, passerei proprio ora invece alla parte interessante di dimensionamento dei vari REC, cioè i vari REC come sono calcolati. Allora, già guardando qua vedete che c'è questa definizione qua dei dati, probabilmente l'avete già vista, anche qua è il solito discorso dei calcoli in tempo reale. Via via che io giocavo con le varie postazioni a valle, il software nel frattempo mi calcolava e mi dimensionava anche il REC in funzione un po' del contenuto del mio impianto. Quindi in questo caso, questo qua è il REC default, non ci ho collegato sotto niente, c'è semplicemente una postazione di lavoro e semplicemente mi definisce, diciamo così, le 6 unità REC minime. Questo qua invece è già stato calcolato, invece che infatti mi mette già una definizione da 15 unità REC. Ma vediamo subito un po' a capire un po' come sono collegati tutti questi vari oggetti. Allora, partiamo magari dal centro stella, perché così almeno non devo... mi si semplifica la parte del collegamento a monte. Allora, nel centro stella posso definire tutto, anche il nome dell'impianto, che torna utile ovviamente per lasciare all'interno delle varie documentazioni, è il nome che poi noi stampiamo all'interno della parte del computo metrico. Questa qua è la descrizione, poi ovviamente anche in questo caso abbiamo tre descrizioni, quindi potete un po' metterci quello che volete. Poi il discorso dell'altezza dei REC, che viene calcolata in funzione del contenuto
dell'impianto elettrico. Vedete, come vi ho detto prima, c'è la calcolatrice. Tutti gli oggetti che hanno la calcolatrice sono stati calcolati automaticamente dal software. In alcuni casi li potete modificare, in altri casi invece sono semplicemente calcolati dal software e non li potete andare a modificare.